l'altitudine, tutti quei vuoti d'aria, la nausea. Io quel lavoro ho dovuto lasciare. Perché vedere? La nave. Scusi, io l'altitudine, quell'aereo, non lo sopporto. Non lo sopportavo quel lavoro, diglielo anche tu, Ciccino. Dillo anche tu, Ciccino, che non la sopporto. La sopporto? Oh, più forte di me. Senti, ma quello che non sopporto. Ma chi te l'ha supportato? Te l'ha supporto la pezza di Michelle. Mamma. E lì ho conosciuto Ciccino. Non è che fa? Ma culo che gli fa? Si chiama Le Destine della Vecchiaia, la rappresentazione teatrale in dialetto organizzata dalla Compagnia Filodrammatica Triana. Ne avevamo già parlato in precedenza quando abbiamo presentato Verna Aprile, il concorso di poesia dialettale organizzato dalla Fratellanza Artigiana. Vertecchia è il regista di questa manifestazione, che tiene conto, quindi, che si avvale della partecipazione di attori non professionisti, comunque ugualmente molto bravi, per rappresentare alcune situazioni particolari, tragicomiche, con un linguaggio espressivo molto particolare, che è appunto il dialetto, un dialetto che si rifà principalmente al dialetto atriano, appunto. Sì, che ce farà me? Una bella giovane! Una bella, che te ne vuoi, sì, una bella giovane! Che se ci sono stato un dono! Sì, che ce farà me! Un figlio, sì. Dai, sentiamo a te. Potrei dire, ma non vuole mai dire. Quello fa l'amore con una zazzere grossa per portare la vena a cuccia. Che è? Come si chiama? Quello fa dire, lo lì, no, hai il bruco, come si chiama? Porti un piccino per tutta forza, una forza, una zazzere. Tenti capo di niente, Vincente, tenti capo proprio niente, perché che lì si proprio vuoi sapere. Ragazzi, la prima impressione su questa manifestazione? È molto divertente, è stata. È un dialetto molto particolare, voi comprendete tutto? No, tutto no, però la maggior parte delle parole sì. Da dove venite voi? Da Terra, siamo da sì. Di conseguenza questo dialetto è praticamente più altro quello triano, quindi della parte della zona, delle parti di Atri, Chieti, Casoli, è un linguaggio molto particolare, però si tratta anche di un linguaggio che si basa anche sostanzialmente sulle immagini e quindi sulla rappresentazione teatrale. Avete trovato convincenti gli attori? Sì, erano molto preparati, è stato bello. Sentiamo anche qualche ragazza a questo punto, voi che ne pensate? Sì, è realistico veramente, è impressionante. Sì, rispecchia molto la realtà, infatti è commente soprattutto l'ultima parte, sto quasi per mettermi a piangere. Sì, anche perché poi si tratta sostanzialmente di temi comici, ma in realtà poi la tragicommedia è proprio questa, quindi il risvolto tragico che poi fa comprendere anche meglio certi lati della vita. Voi credete che col dialetto si possano rappresentare meglio certe situazioni, certe ambientazioni e un certo tipo di linguaggio? Sì, sicuramente, anche perché, cioè, come abbiamo visto fino adesso, è stata proprio una cosa realistica, quindi penso che rispecchi molto la realtà. Anche perché poi col dialetto si possono esprimere meglio certi sentimenti, si tratta di un linguaggio più espressivo. Poi dipende pure dall'ambiente, infatti l'ambiente, questo diciamo è un ambiente più rurale, quindi la gente diciamo più rozza, quindi anche vabbè. Che rapporto avete voi col dialetto? Ma insomma non è un buon rapporto, cioè non lo so, penso, però la maggior parte delle parole abbiamo capite, quindi credo che insomma possiamo anche abituarci, nel senso che... Quando siete col gruppo parlate più in italiano o in dialetto? Italiano, in dialetto no, a parte non conosco molte parole, anche se qui la maggior parte delle cose le ho capite, però è più spontaneo parlare in italiano. Tu dai, vieni. Mamma mia, quanto sei difficile, scusami. Hai capito tutto della rappresentazione? Sì, abbastanza. Abbastanza. Parli più in dialetto o in italiano quando sei con gli amici? In italiano. Tu sei di Teramo? Di Montorrio. Comunque questo è un dialetto molto particolare perché è un dialetto atriano, l'avrei capito sicuramente. Ecco, hai trovato delle difficoltà particolari a capire certe parole o no? No, quasi tutte capibili. Tu invece? Ho capito, sì, abbastanza.
Voi credete che col dialetto si possano esprimere meglio certi sentimenti, come per esempio un l'odio nei confronti di una persona che non si conosce, certi pregiudizi, oppure sono più esprimibili in italiano? Certamente è molto più in dialetto. Cioè, perché è un linguaggio molto più espressivo, colorito. Sicuramente. Voi sapete che questi attori non sono professionisti, sono attori di strada, comunque hanno saputo rappresentare meglio, molto bene, anzi un ambiente rurale, un ambiente difficile anche da rappresentare, perché si tratta comunque di sentimenti. Infatti. Sì, è una tragicommedia, c'è un risvolto comico, un risvolto tragico, e questi due poli si uniscono. Voi credete che anche adesso la realtà rispecchi queste situazioni spesso? Molto spesso sì, lo vediamo nell'attuale società. Voi avete partecipato a Bernaprile? Io nella prima edizione. E ti sei classificata? Sì, tra le 15. Quindi abbiamo trovato perfetto una delle partecipanti dell'anno scorso. Com'era la tua poesia? La prima edizione, scusa, com'era la tua poesia? Erano due poesie, una sul villaggio, parlava, cioè era abbastanza tradizionale, e poi l'altra invece più riguardante l'amore, così. Tu hai usato verso libero oppure strutture metriche più complesse? È la rima baciata soprattutto. Senti, hai trovato difficoltà a scrivere in dialetto oppure ti sei trovata di fronte a un linguaggio forse migliore per poter esprimere certe cose? Sì, non ho avuto difficoltà perché anche la lingua parlata abbastanza a casa, cioè... Parli in dialetto con gli amici? No. Quindi per te si è trattato sostanzialmente di un esperimento, provare a esprimerti in una certa lingua. Hai partecipato di nuovo quest'anno? No, purtroppo no, per motivi di tempo, non ho avuto tempo. La poesia mia è dedicata ai barboni, quindi a delle persone che magari sono emarginate dalla società, ma che magari sono migliori da noi. Ti ricordi due righe, due versi? Bene, la parte finale quando dice in pratica nuovamente questo signore si è ritrovato solo e con compagno un cuscino, per compagno un bastone e invece per cuscino un mattone. Ce la vuoi recitare in dialetto? Non me la ricordo. E quindi le selezioni comunque non sono ancora concluse, pensi di vincere? Non lo so, a me mi è arrivato un invito dove c'è scritto che devo recarmi alla Fratellanza Artigiana sabato per un riconoscimento. Senti, anche te la stessa domanda, hai delle difficoltà a scrivere e anche a parlare in dialetto? Pensi che in qualche modo il dialetto oggi si possa dire quasi urbanizzato, reso più italiano? Sì, forse è stato italianizzato e infatti ho avuto un po' delle difficoltà a scriverlo, però magari difficoltà perché non lo uso molto, non si usa molto nella mia famiglia comunque. L'hai imparato a casa il dialetto? Sì, a casa, grazie ai nonni. Comunque, insomma, me la sono cavata ugualmente. Scriverlo. 18 anni, in questo stesso giorno, 18 anni fa tu nascevi. Senti, tu credi di poter parlare bene oggi dialetto? Insomma, non proprio bene. Di dove sei tu? Di Morro d'Oro. Quindi il tuo dialetto, diciamo, si avvicina un pochino anche a quello atriano? Sì, no, è un po' diverso. Senti, credi che il dialetto parlato dai giovani oggi sia in qualche modo viziato, ovvero reso più vicino all'italiano o comunque influenzato da componenti gergali particolari? Sì, penso che un po' influisce anche, cioè somiglia all'italiano, non è più come una volta, proprio come una volta. Il parere di una diciottenne, secondo te queste iniziative come Bernaprile o anche queste rappresentazioni teatrali in dialetto sono utili per i ragazzi per la riscoperta di una lingua che comunque si va perdendo? Sì, certo, sono molto utili, secondo me. Gigo di Teramo, credete che sia utile, pedagogicamente parlando, siano utili queste iniziative come il concorso di Bernaprile o queste rappresentazioni dialettali per avvicinare i ragazzi al dialetto? Sì, anche perché anche il dialetto può essere considerato una cultura, quindi in un certo senso si deve fare qualcosa per cercare di mantenerlo presente anche nelle generazioni future. Una cultura che si va perdendo o si va recuperando in questo senso? Non so se si stia perdendo, però penso che c'è bisogno di recuperarla. Voi parlate in dialetto con gli amici? No, io no, non mi capita. Tu invece? No, nemmeno a me.
magari in famiglia un po' si parla, ma con gli amici sinceramente no. La prossima edizione saranno impegnati in una serie